piacere vedere un pubblico anche per una conferenza di matematica così numeroso, a parte che bisogna chiarire che la maggior parte del pubblico è dell'organico di Livigno che è stato obbligato a partecipare. Però vabbè, va bene comunque. Allora, spero di dare dei suggerimenti che possano essere utili nella pratica didattica. Questa conferenza ha subito una serie di titoli che si sono via via modificati nel tempo. Ne ho scritto uno perché di fondo questa conferenza nasce dall'esigenza di tornare nel mestiere che facevo 2 anni fa, cioè insegnante. Ed è un rammarico, mi dispiace dirlo in presenza tra l'altro del mio collega Gianola, però ecco, sinceramente se potessi tornerei probabilmente a fare il docente, e in particolare il docente di matematica. Vedete che lo volevo chiamare digressioni di un inguaribile innamorato della matematica. Inizialmente il titolo era questo, poi l'ho un po' cambiato. Mi piacerebbe, visto che è un'esperienza che per me comunque risulta essere nuova, vi ho scritto anche la mail, in modo tale che se qualcuno poi alla fine della conferenza faremo anche un dibattito, spero ci sia qualcuno che voglia intervenire. Se non ve la sentite di intervenire, scrivetemi, mi fa piacere perché vorrei che ci fosse un'attenzione critica a quello che andiamo a discutere. Allora, chi mi conosce lo sa, l'ho chiamato il solito inizio, perché tutti i colleghi docenti io l'inizio con un filmato. Questa volta i filmati sono 2 brevi filmati, solo penso che le 2 persone che sono rappresentate lì, qualcuno di voi le conosce, sono 2 persone che rappresentano, 2 persone che rappresentano la matematica a livello divulgativo in Italia, 2 persone di grandissima importanza, uno è Pier Giorgio Di Freddi e l'altro, un po' in caricatura, è Bruno D'Amore. Sono 2 divulgatori molto conosciuti, in particolare sono 2 matematici ma che si occupano prevalentemente di divulgazione della matematica, il primo e anche della scienza in generale, il secondo si occupa di didattica della matematica, purtroppo non più in Italia ma in Colombia, perché purtroppo il sistema universitario italiano non gli ha permesso di rimanere qui. Il mio sogno, sto parlando di Bruno D'Amore che è quello in caricatura, è quello di farlo tornare in Valtellina dove è stato un po' di anni fa. Allora, io volevo farvi vedere prima questi 2 video brevi, un quarto d'ora circa, che sono 2 video di provocazione sostanzialmente. Del mestiere di matematico. Era questo giusto per rompere un po' il ghiaccio. Allora, in realtà io non mi occupo di matematica, insomma, cioè, dovrei farlo ma non sono all'altezza, mi occupo invece di didattica della matematica. E mi piace vedere come la gente, i ragazzi soprattutto, gli studenti, mettono in moto meccanismi incredibili per costruire la matematica, per cercare di andare incontro alle richieste dei loro docenti e costruire i concetti matematici. Vi assicuro che ci sono delle occasioni in cui uno rimane esterrefatto dalla capacità creativa che hanno gli studenti, specialmente quelli più piccolini, perché dopo più si cresce con l'età e più ci si incartapecorisce, insomma. Ma i piccoli, se sono ben spinti e non sanno bene che cosa si voglia da loro, creano cose incredibili. Allora, ho un episodio che è accaduto qua a 2 passi, quindi non posso non raccontarlo. Si chiama Argenta. Non dirò di più, perché se anche soltanto facessi un nome, potrebbe essere nome di persona conosciuta nel frattempo, un bambino. Allora, devo però fare una piccola premessa di carattere didattico. È molto interessante chiedere dei bambini molto piccoli di risolvere un problema che per loro è un problema, ma che per ragazzi più grandi sarebbe un banale esercizio. E adesso mi spiego.
Se uno studente di 13 anni, di terza media, si dà il diametro di una circonferenza e si chiede quanto è lunga la circonferenza, si auspica che un numero non nullo, insomma, di studenti applichi una formuletta da 4 soldi e ti dica: prendo il diametro, lo moltiplico per pi greca per 3,14 e ho la lunghezza della circonferenza. Si auspica, perché poi non è detto, insomma, però uno spera che questo succeda un numero di volte rilevante. Ma se voi lo chiedete a un bambino di 7 anni, questo ha tutto il diritto di non avere la minima idea che esiste pi greca, che esiste 3,14, può anche pensare che ogni circonferenza vada per conto suo, che non ci sia una costante nel rapporto tra circonferenza e diametro. Allora è molto interessante vedere che cosa mettono in campo i bimbi per cercare di misurare questa circonferenza di dato diametro. Allora, Argenta, scuola elementare, c'è anche la direttrice presente, e i bambini di 7 anni vengono invitati a misurare una circonferenza, ce l'ha lì davanti, c'è il diametro, ve lo disegnate, calcolate voi. So che i bimbi si buttano disperatamente perché vogliono fare bella figura, si è creato tutto un clima notevole, positivo, e quindi c'è chi tira fuori il goniometro, perché non aveva mai capito a cosa servisse questa cosa tonda con tutte quelle tacchette. Poi il goniometro dentro non c'è, stadio buono, quindi capiscono che non è quello. C'è chi prende il righello, la squadra, e cerca di spingerla, di farla scorrere, niente da fare. C'è chi ha il colpo geniale, entriamo nella creatività, ci metto un filo, poi dopo metto tutto attorno e dopo lo misuro. Ah, ma provateci voi a metterci un filo attorno alla circonferenza, sono cacchi. C'è uno che tiene stretto, l'altro che gira, non ci si fa. Altro atto creativo, incolliamola. Allora cominciano a incollarla, la incollano bene bene, con molta attenzione. Quando arrivano alla fine, è incollata. Bene, arriviamo invece al bambino che abbiamo in mente noi. Sto ridendo perché lei sta ridendo perché la storia l'ha vissuta. Allora, un bimbo dice: ma io non posso. E allora tu pensi subito, ecco, il solito rinunciatario di fronte alle cose della matematica, un po' di creatività, dai, come non puoi? Ah, perché mi ci vorrebbe una matita, una riga, un cronometro. Un cronometro? Perché un cronometro? Cioè, come fai? Allora, io prendo il compasso, poi faccio il giro, e intanto cronometro quanto tempo ci metto. Poi prendo la matita, la riga, e traccio per lo stesso tempo. Allora, abbiamo rettificato la circonferenza, cronometrando i tempi, in maniera assolutamente geniale, e direi proprio molto personale e creativo. Allora, il problema è che spesso ai bimbi non viene lasciata, come dire, la possibilità di esprimersi creativamente in questa operazione, ma immagino che questo è il più specialista Marte di me, forse su questo dirà qualcosa di più. È stato detto matematica, arte, musica, eccetera, e io ho esempi di persone che in mondi totalmente diversi dal mio, per esempio nell'arte figurativa, non si rendono neanche conto di quanta creatività stanno sviluppando, ma non di quella fantasia ciecamente accettata che sembra una contraddizione in termini e che si deve niente di meno che ad Albrecht Dürer, ma inconsapevole. Adesso voi direte: ma dove va a parare questo? Pronti, esempio. Allora, ho in mente un grandissimo disegnatore, artista, Oscar Reutersvärd, svedese, scomparso da poco, con cui ho avuto il piacere di intrattenere molto tempo della mia vita. E quando ho avuto occasione di conoscerlo, vicino Lund, io nel vedere i suoi disegni impossibili, immediatamente ho percepito delle cose matematiche, cioè immediate. E per ore ho creduto che lui lo sapesse, cioè che lui stesse sfruttando queste cose per fare i suoi disegni impossibili. Per poi scoprire poco dopo che invece lui non aveva la minima idea, lui era proprio un artista, aveva studiato lettere, aveva studiato arte, di matematica non sapeva assolutamente nulla, infatti il primo impatto fu un po' negativo, sapete, la prima cosa che ti dice uno: matematica, ma cosa c'è da fare in matematica? 2 più 2 non fa 4. E allora ti diceva: beh, senti, cambiamo discorso. Ecco, lui cominciò così, però dopo invece nacque una grande amicizia. Allora lui sfruttava delle cose che sono matematicamente molto interessanti, molto rilevanti, ma non si rendeva neanche conto di farlo. Allora questa che cos'è? Una creatività in cui però lo strumento
che gli permette di realizzare l'oggetto è inconsapevole. È stato nominato appunto la creatività e la genialità ed è stato nominato Michelangelo. Bene, la persona più tipicamente genial creativa italiana che viene nominato in tutti i posti del mondo, dopo Totti, è certamente Leonardo. Nessuno mette in dubbio la creatività incredibile di questo personaggio. Anche in matematica. Una quantità, sì, anche in matematica, una quantità enorme di oggetti creati e mai realizzati, ma creati semplicemente sulla carta, come ipotesi. Non usate il suo scafandro se dovete attraversare la Manica sotto il livello del mare, perché non ci arrivate dall'altra parte. Ecco, non voliate col suo elicottero, perché difficilmente riuscirete a sollevare. Però chi mette in dubbio? Quindi c'è qualche cosa di molto più profondo, che non è soltanto la realizzazione concreta, soltanto, come dire, alla fine l'aspetto euristico della cosa. È interessante di per sé il fatto stesso che uno ci provi e ci pensi. Io amo molto anche l'idea di una creatività collettiva, perché qui si è molto esasperato il fatto individuale, ma l'essere umano nel proseguire nei secoli lo stesso studio e passando il testimone l'uno all'altro lungo il corso di una serie di risultati, in realtà a volte poi fa fatica a riconoscere i singoli contributi di ciascuno. Alla fine quello che si ha è un risultato finale. Allora potrei fare 100 miliardi di esempi, ma ce n'è uno che mi sta particolarmente a cuore e sono gli algoritmi. Chi ha inventato la divisione? Nessuno lo sa. L'essere umano lentamente l'ha ritoccata. L'essere umano ne ha inventate 800 di divisioni. Noi adesso a scuola tentiamo disparatamente di fare in modo che i bimbi ne imparino una, che è quella, si scrive un numero qua, un altro qua, poi si fa una verticale, così si può usare la macchina calcolatrice, viene meglio, si fa prima, volendo. Però ecco, si fanno i conti a mano. Allora chi l'ha inventata? È un risultato collettivo, un risultato a volte geniale. Un cinese, io potrei anche farlo, ma adesso non c'è, con dei bastoncini, con degli spiedini, insomma, è in grado di fare la moltiplicazione fra due numeri, semplicemente prendendo i bastoncini e mettendoli in un certo ordine. Alla fine conti le intersezioni dei bastoncini e hai già il risultato. E questo secondo me è veramente geniale. L'amore è in grado di sostenere ore e ore di conferenza e l'attenzione. Io ho seguito un paio di sue conferenze, c'era un pubblico molto più vasto di questo, giustamente. Ma è in grado di attirare l'attenzione e di parlare di tantissime cose. Adesso non entro nel dettaglio di tutto quello che è stato detto da lui. Vedrete nel corso della conferenza che ci saranno più volte riferimenti a questo filmato. Ecco, prima di farvi vedere con gli occhi freddi, adesso proseguiamo un attimo. Sono passato di colpo da due matematici contemporanei a un grandissimo matematico, ma che non è contemporaneo, Giuseppe Peano. Qui adesso ci sarà un po' di critica, ma volevo sottoporvi questa riflessione perché secondo me è molto importante. La differenza fra noi e gli allievi affidati alle nostre cure sta solo in ciò che noi abbiamo, percorso un più lungo tratto dal parabola della vita. Volevo scrivere purtroppo. Se gli allievi non capiscono, il torto è dell'insegnante che non sa spiegare. Né vale addossare la responsabilità alle scuole inferiori, tipico vizio soprattutto degli insegnanti delle scuole superiori. È autobiografico questo. Dobbiamo prendere gli allievi come sono e richiamare ciò che essi hanno dimenticato o studiato sotto altra nomenclatura. Se l'insegnante tormenta i suoi alunni, questa è la cosa a parte più importante, e invece di cattivarsi il loro amore eccita odio contro sé la scienza che insegna, e la matematica è la scienza all'apice di questo odio, non solo il suo insegnamento sarà negativo, ma il dover condividere con tanti piccoli nemici sarà per lui un continuo tormento. La riflessione che secondo me è molto interessante nell'ambito matematico lo è ancora di più. Questo non vuol dire, non prendete la lettera, non è il mio pensiero, il fatto che sia sempre colpa dell'insegnante, ma che ci siano delle responsabilità
nel modo con cui noi esponiamo la nostra disciplina, qualche dubbio ce l'ho. Attenzione adesso, vedrete delle diapositive che volutamente sono ricchissime di contenuto, tanto per dire quello che non si deve fare. Quindi io le riassumo, non le leggo, ovviamente le riassumo, nel momento in cui entreremo poi nell'ambito di quella, della parte forse più difficoltosa, peraltro non c'è niente di difficoltoso oggi, ma c'è una parte di filosofia della matematica che potrebbe essere un pochino pesante. Allora, cominciamo da qui ed è legato al discorso che faceva nel piccolo Bruno D'Amore. Volevo, siccome qui il pubblico è prevalentemente la scuola primaria, volevo dire che la matematica nella scuola primaria la si può fare con il principio che diceva prima con la circonferenza, guardate che dal punto di vista contenutistico il calcolo della lunghezza della circonferenza è complicatissimo da spiegare. Avete visto come si può fare? Quella è la matematica. A me non interessa nulla che sia pi greco per il diametro, ma chi se ne frega, posso anche non saperlo. Devo trovare una strategia per trovarlo. Quella è la matematica. Allora, guardate qui, difatti, questa è la sconfitta dell'insegnante di matematica. Se alla fine del liceo scientifico, adesso qui c'è ancora scritto esame di maturità perché ci capiamo meglio, alla fine del liceo scientifico, gli studenti di liceo scientifico, come commento al compito conclusivo, dicono: per entrare nel linguaggio matematico è obbligatorio mettere da parte la creatività e non serve. La matematica non lascia il minimo spazio alla fantasia, all'inventiva. Una sconfitta più grande di questa non esiste per la matematica. La matematica non è creazione, è qualcosa che si basa su formule ben precise, senza le quali non si può arrivare alla soluzione dei quesiti. Sono, per me sono delle offese terrificanti nei confronti della matematica. La matematica ha un'importanza scientifica molto ridotta perché è soltanto calcolo numerico. Non è importante per la formazione umana e può essere facilmente sostituita dal computer. Se la matematica è fatta così, è vero che può essere sostituita da una macchina. Se io addestro i miei studenti all'utilizzo delle formule, la matematica è questa. E non serve a nulla, anzi è deleteria. Avete sentito cosa ha detto Bruno D'Amore quando dice: la matematica, il luogo comune quando incontrate un matematico, qual è? Sa farvi conto. Niente di più falso. Cioè, l'unica cosa che non si fa in matematica è proprio quello di farvi conto. In 4 anni universitari io penso di non aver fatto un conto. Nella facoltà di matematica vi lasciano portare, io sono rimasto sbalordito dal punto di vista della mia esperienza, i primi esami vedevo che tutti arrivavano con tutti i libri, dico, vabbè, vado anch'io con due borse di esame di analisi, 2 borse di libri. Adesso mi hanno detto che lasciano portare anche i computer, tanto non servono nulla. La testimonianza diretta che la matematica non è basata su sul fatto di avere a disposizione delle formule. Allora, quello che dobbiamo, il punto di partenza della riflessione di oggi è questo. La convinzione di molti insegnanti che non ci sia un problema nella didattica della matematica. Bruno D'Amore, avete visto che adesso non so esattamente quale sia la sua età, questo diceva nel 99, si è occupato di didattica della matematica perché, incontrando gli insegnanti di matematica, ha percepito che la convinzione degli insegnanti di matematica fosse quella di essere assolutamente inattaccabile dal punto di vista didattico. Noi la sappiamo insegnare. Cosa vuol dire sapere insegnare la matematica per gli insegnanti di matematica? Quello che c'è scritto in corso. L'insegnante deve fare null'altro che ripetere i teoremi e gli studenti apprenderli. È una realtà. Guardate che è una realtà. Tra poco vi parlerò di ostacoli, di misconcezioni
di effetto pigmalionico sugli studenti sono tutte problematiche assolutamente riscontrabili nella pratica e sono delle problematiche che ostacolano l'apprendimento. Ecco, adesso cominciano le diapositive pessime, questo è pessimo dal punto di vista didattico, ho voluto però lasciarle così. Adesso io vado a riassumo. Allora, la matematica è recepita in generale come una disciplina eccessivamente specialistica. Bisogna conoscerla, bisogna portare la specializzazione all'esasperazione. Tutto questo lo si nota soprattutto, perché d'altronde la casa della matematica è lì, soprattutto nelle facoltà di matematica. Cioè, io ho vissuto questa esperienza, aperta parentesi, traumatica, chiusa parentesi, e al di là di questo la rifarei lo stesso, ma la preoccupazione degli insegnanti che ho conosciuto durante gli anni universitari è questa. Cioè bisogna costruire delle menti specialistiche, costruire o distruggere. Non c'è alcuna possibilità di dedicarsi alla didattica. Io mi ricordo, perché è stato il caso più eclatante, di un insegnante di geometria che nessuno andava più ad ascoltare, praticamente c'era una sola persona che registrava le lezioni, non si occupava di didattica, tant'è che c'eravamo divisi in gruppetti, dovevamo ricostruire la lezione anche dal punto di vista grammaticale. Questo se ne fregava completamente di tutto. L'importante era sapere il teorema del Dini piuttosto che il teorema di Pinco Pallina. È sbagliatissimo. Allora, la tendenza di questa degli insegnanti di matematica è proprio quella che è sottolineata lì. La tendenza qual è? È quella di dopo vi farò gli esempi, sulle frazioni, alcune dei quali sono piuttosto forti. Avete visto Vicino d'amore? La persona che c'era Vicino d'amore è Marta Fandinho Pinilla, che è la moglie colombiana, che è quella che ha fatto la riflessione sulle frazioni di cui poi vi parlerò. Lì, nella frase sottolineata, ci sono tantissime cose orribili. Matematica come manipolazione di formule. Matematica come unico elemento di astrazione. Matematica come elemento meccanizzante, totalmente lontana dalla realtà. La matematica non è niente di tutto ciò. L'esempio della circonferenza è esattamente un esempio molto significativo per questo. Così ci facciamo avvicinare i bambini alla matematica. L'anno scorso, nel primo anno di cambiamento di ruolo, io ho avuto la disgrazia di imbattermi in un quaderno di primaria, in cui ho visto questo quaderno, molto ordinato, frutto di una mente. Ma si dice matematica e si sbaglia dicendo matematica, perché non è una mente matematica, anzi la mente matematica è totalmente disordinata, regna il caos nella mente matematica, perché altrimenti non è una mente matematica. Allora, quaderno riempito, ordinato con tutte le... Avete sentito le divisioni che diceva l'amore? Riga verticale, riga orizzontale, eccetera, eccetera. Penso che ci siano, non le ho contate perché mi rifiutavo di contare, ma ci saranno state 1250 divisioni, tutte uguali. Ma cosa serve fare una cosa del genere? È un addestramento inutile. È un addestramento inutile. L'anno scorso per i miei docenti, non so, lo sanno, Michele lo sa, è autobiografica questa cosa, quando il professor Ripamonti, che è il consulente dell'Università di Cocca, ha fatto una conferenza proprio in questa data, perché non è casuale questa data. Per chi non è dell'Istituto Comprensivo di Livigno, questa data è ricorrerà tutti gli anni, almeno questa è la mia intenzione, perché in questa data è stato firmato il protocollo di intesa che ha generato la comunità educante, che è una specie di accordo tra tutti gli enti istituzionali del territorio con la scuola per
diciamo così, occuparsi di quelli che sono i problemi sociali della famiglia. Quindi l'anno scorso il professor Comodi ha tenuto una conferenza in cui autobiograficamente, io adesso ne vedo tra l'altro due oggi, non una sola, che sono mie ex studentesse. Io ho cominciato a fare insegnante purtroppo 30 anni fa ed era il mio vizio fargli fare un sacco di esercizi, anche ripetitivi, loro confermano. E in quella serie infatti ho fatto mea culpa davanti al pubblico anche dei miei insegnanti dicendo che era sbagliato partire in quel modo. Io addestravo invece che insegnare che cosa fosse la matematica. Questo deve essere fatto, cioè deve essere fatta una riflessione su quello che noi facciamo in classe. Quindi bisogna riflettere su come insegniamo e bisogna riflettere sul fatto che la matematica ha bisogno di una sua didattica. Bisogna fare una riflessione critica sul modo con cui noi insegniamo matematica. Non c'è una ricetta, lo dirò tra un attimo, ma è frutto dell'esperienza. Eccola qui la cosa essenziale. Noi dobbiamo renderci conto che c'è una sorta di complessità. Vi siete mai chiesti come mai in una classe in cui più o meno voi insegnate in una certa zona, che c'è provenienza più o meno la stessa, ci sono persone più o meno della stessa capacità, come mai vi siete uno, quindi la comunicazione avviene nella lezione frontale da parte di una sola persona, i risultati sono decisamente diversi. Qual è la giustificazione dell'insegnante? Non studia, l'allievo non capisce nulla, sono piccole frasi proprio che escono, non capirà mai niente di matematica, non è portato per la matematica, ma mai diciamo cosa abbiamo sbagliato noi per fare in modo che questa persona non ha preso. Allora, la situazione dal punto di vista metodologico è quella che è scritta lì ed è la teoria di D'Amore questa. D'Amore ha scritto tantissimi testi su questo. La situazione del processo di insegnamento riguarda la presenza di tre fattori: insegnante, allievo e sapere. Tra tutte queste, il triangolo della didattica è questo. Diciamo che c'è una specie di corrispondenza più univoca tra insegnante e allievo, tra allievo e sapere, tra sapere e insegnante. Ovviamente le linee che collegano i tre elementi che costituiscono il processo di apprendimento sono le relazioni che intercedono. Alcune volte potrebbe essere utile anche una miglior relazione tra insegnante e allievo. Bisogna vedere che relazione c'è tra insegnante e sapere. Chi di noi non ha un argomento preferito o un argomento detestato all'interno di quello che deve fare? Chi non lo dice non è onesto. Stessa cosa per l'allievo, non pensa, è ovvio quello che abbiamo sperimentato. Quindi è chiaro che è molto importante, se a me i logaritmi non piacciono, soprattutto quando dovevo fare i logaritmi con le tavole, cioè, lo percepisce uno studente. Io mi ricordo che qualcuno me l'aveva detto che si capiva, che non mi piaceva che non mi piacevano certi argomenti. Addirittura io avevo, adesso lo posso dire perché loro non sono più niente, tra le tre classiche avevo, perché quasi sempre avuto terza, quarta e quinta. Il programma che mi piaceva meno, cercavo di evitare, era quello di quarta. Avrei fatto la quinta sempre, il programma di quinta sempre, poi non era sempre così. Terza e quinta mi piaceva molto di più, sto parlando di programmi di 30 anni fa rispetto a quello di quarta. Sempre perché quello di quarta si connotava di più come una specie di addestramento. Se pensate ai logaritmi, beh, nessuno di voi l'avrà vissuto, ma passare del tempo a sfogliare dalle tavole non era una cosa particolarmente entusiasmante. Allora, l'altra pretenziosità, un aspetto pretenzioso di molti insegnanti è dire, va bene, l'importante è che io sappia la disciplina. Se io so bene la disciplina, a questo punto sono un buon insegnante.
niente di più falso, d'accordo? E chi l'ha sperimentato all'università lo sa benissimo, cioè all'università ci sono persone che sicuramente hanno un savoir-savoir, come si dice in francese, di livello eccelso, ma nullità dal punto di vista didattico. Allora, è logico che tutto questo, adesso vi farò vedere lo schema finale di questa situazione. Qual è il bello della nostra professione? È ricercare il modo con cui operare la cosiddetta trasposizione didattica, cioè se io devo spiegare un concetto complicato lo devo cercare di rielaborare, perché se lo leggo non mi serve a nulla. Guardate, vi racconto una cosa, anche questa di qualche giorno fa. Una mia collega mi ha chiesto un piacere perché aveva un problema didattico nella sua scuola, mi ha chiesto di assistere a una lezione di matematica e poi di esprimere un giudizio e fare una relazione. Allora, questa collega di matematica faceva matematica così, prendeva il libro, faceva leggere, neanche lo leggeva, faceva leggere, quindi voleva dire porre gli alunni nella condizione di leggere qualcosa che non hanno mai sentito, di matematica, peggio ancora, eh? Alla fine della lettura, in quel caso era la definizione di funzione, tanto per intenderci, è una cosa fondamentale nel corso della matematica, alla fine questo insegnante chiede alla classe, avete capito? Naturalmente la classe non risponde, perché logicamente se non c'è l'interazione insegnante-allievo, la classe non risponde, e proseguiamo. Una lezione intera sulle funzioni fatte. Logico che la matematica non la farà mai più nessuno, di quella classe di sicuro non la farà più nessuno, se quella è la matematica. Quindi è importantissimo andare alla ricerca di una didattica efficace attraverso una giusta trasposizione didattica di contenuti. Una prima fase di questa trasposizione didattica è fatta sì dai libri di testo, ma io non li devo leggere i libri di testo, ma che senso ha leggere i libri di testo? Nessun senso, se non in casi eccezionali. Quindi il segreto sta nella rielaborazione, reinvenzione della matematica dal punto di vista dell'insegnante. Allora può diventare interessante. Eccolo qua. Queste sono le sequenze. È logico che non posso creare dal nulla. Quindi il sapere, adesso lì anche lì è un po' pretenzioso, chiamiamolo accademico, eh? Non è necessario insegnare per l'insegnamento nella scuola, non in università, non è necessario sapere accademico. Comunque, la formazione universitaria l'abbiamo tutti, chiamiamola sapere accademico. Non basta. Ci vuole la trasposizione didattica attraverso l'ausilio del libro di testo che già lo fa, ci fa capire cosa dobbiamo insegnare. Sapere da insegnare ce l'abbiamo sotto mano. Lo vedrete adesso nelle frazioni, questa parte qua. Ecco dove entriamo in gioco. Entriamo in gioco qui, dal sapere da insegnare al sapere insegnato. E come si chiama questo passaggio? Ingegneria didattica. È qui il segreto. A partire, certo che sentito da me è assurdo, perché la mia voce ha come caratteristica quella di essere un buon sonnifero. Ecco, potrebbe dirlo d'amore questo. A partire dal tono di voce, dalla modulazione della voce, io non posso tenere una lezione con la modulazione di voce sempre uguale. Devo fare una modulazione di voce che possa evitare quantomeno la sonnolenza. D'accordo? Dalla modulazione di voce fino a rendere interessante qualsiasi tipo di concetto. La circonferenza vista in quel modo alla primaria è una cosa che rimarrà a questi bambini. Di sicuro rimarrà. L'ingegneria, quello di dire, l'avete seguito bene il discorso, incollare è un tentativo, poi si accorgono che non riescono più a toglierlo, questo tentativo è andato male, però dietro quel concetto lì ci sono concetti molto complicati, rettificazione della circonferenza, se lo sentiamo, se lo leggiamo sul testo, pensiamo a un concetto complicatissimo, cioè, in realtà, un concetto banalissimo, se vogliamo. Passaggio di ingegneria didattica che è nata dal bambino che dice io invece che fare la rettificazione incollando faccio cronometro quanto impiego disegnando e trovo
di sapere appreso. Okay? Questo secondo me è l'aspetto essenziale del nostro lavoro. Dopodiché, altra cosa autobiografica, quello di pensare che una volta fatto il primo anno di insegnamento ho già imparato ad insegnare. Allora, innanzitutto non esiste un metodo univoco per insegnare la matematica. Ci sono tantissime teorie pedagogiche su come fare, tutte ugualmente valide, ma nessuna può essere definita come la ricetta giusta per poterla insegnare. Ma questo secondo me in qualsiasi disciplina, non solo in matematica. Perché non bisogna partire da questo presupposto? Io lo dico spesso, l'esperienza mi ha insegnato questo. Secondo me, al di là del fatto che secondo me è il lavoro più bello del mondo il nostro, il lavoro per l'insegnante è il lavoro più bello del mondo. Secondo me, penso che siate d'accordo tutti, ci mette a contatto, innanzitutto ci fa rimanere, si fa per dire, giovani, a contatto sempre comunque con persone giovani, ma soprattutto è il più vario del mondo, perché non c'è mai un anno uguale ad un altro. Ecco lì il problema è fare in modo di trovare, di ingegnarsi a trovare il metodo per fare in modo che un addio apprenda. D'accordo? Un metodo può andare bene per una classe, ma per un'altra classe non va bene. Soprattutto ci si rende conto di questo, sapete quando? Quando si hanno due classi parallele. Due quinte parallele che apprendono in modo completamente diverso. E la stessa spiegazione fatta in due classi diverse ha risultati profondamente diversi. Quindi cosa si deve fare? Cosa si deve fare? Si deve osservare, cioè nel senso che l'osservazione delle risposte dei ragazzi costituisce, bambini o ragazzi che siano, costituisce la linfa per scegliere qual è il modo per insegnare. Non è facile, però indubbiamente è quello il metodo, lo vedrete adesso, quando parleremo delle criticità sulle frazioni. Quindi, ecco, adesso io qui non voglio fare, perché non sono un burocrate, anzi odio la burocrazia, qui nelle indicazioni, piuttosto che negli obiettivi, piuttosto che in quello che noi dichiariamo, parliamo di personalizzazione, parliamo di individualizzazione. Questo è il problema. Cercare di fare in modo, adesso senza esagerare, senza spendere troppe parole che se poi sono solo spese non servono a nulla, io parlerei semplicemente di osservazione della reazione dei nostri studenti per vedere qual è il metodo migliore per fare in modo che apprendano. È difficile, però bisogna tentare di farlo con metodi diversi. Allora nasce anche questa, non leggete neanche, adesso ve la riassumo. Volevo dirvi cosa succede nel cosiddetto contratto di aria. Ricordatevi che lo stile di insegnamento deve essere basato su, soprattutto, io ritengo, e poi ne discutiamo insieme, soprattutto su elementi di rottura. Altrimenti c'è il rischio, poi vedrete, sulle frazioni vi farò vedere una cosa abbastanza singolare. C'è il rischio che l'allievo, invece che imparare, impara ciò che vuole l'insegnante. Cioè dice, io so che la professoressa Giacomelli vuole che io faccia questa cosa, e quindi mi adeguo e faccio questa cosa. Questo si chiama, dal punto di vista della didattica e della matematica, contratto didattico, che porta ad errori tipo quelli. Siccome uno studente si adegua al fatto che l'insegnante pone molta attenzione sulle formule, dice, ma siccome per esempio per la moltiplicazione tra due frazioni si moltiplicano i numeratori, si moltiplicano i denominatori, se metto il più funzionerà anche lì. Ok?
tanto la mia insegnante tende, scusate se ho detto la mia insegnante, ma non è perché ce l'hanno quelle donne, ma perché sono prevalentemente donne, l'insegnante dà attenzione a quello, quindi nel mio contratto didattico mi comporto di conseguenza. Oppure l'insegnante dice che quando io semplifico il linguaggio va via tutto, viene da pensare allo zero, quindi 7, 20 mesi mi viene 0 terzi. Guardate che queste non sono inventate, sono presi dai testi di Bruno D'Amore, in cui ci sono delle sperimentazioni. Bruno D'Amore ha insegnato, adesso non insegna più didattica della matematica, ma ha insegnato a Bologna didattica della matematica, e questi sono studi fatti all'interno di quella facoltà. Sostanzialmente cosa succede quindi nel contratto didattico? Che lo studente neanche più vi ascolta, guarda il vostro atteggiamento e agisce di conseguenza. Non impara la matematica, ma impara ciò che l'insegnante vuole insegnando matematica. È impressionante saperlo. Io quando l'ho sentito la prima volta mi sono spaventato. Cioè, guardate che i nostri ragazzi, quando dopo una lezione hanno capito perfettamente la vostra identità, le vostre reazioni, non impiegano più di una lezione. Quindi occhio, queste cose sono effettivamente assolutamente vere, viste sul campo. Cosa è successo? Dopo questi studi, dopo che la didattica della matematica è diventata qualcosa di concreto, anche attraverso l'opera appunto di questo autore, si è stati un po' più attenti alla disciplina, alla combinazione della disciplina. Cioè, ricordatevi che prima dei due autori che vi ho citato prima, la matematica non si occupava minimamente della divulgazione. L'importante era sapere la matematica. La divulgazione non serviva a nessuno. Quindi quali sono le domande che dobbiamo porci quando insegniamo matematica? Cioè, insegno, penso che ho detto logaritmi, insegno lì, perché mi vengono in mente i limiti dell'analisi matematica, uno dei concetti più difficili in assoluto. Io devo chiedermi, insegnando, quali sono gli elementi, nel momento in cui li ho studiati io, ho in mente quali sono gli elementi di difficoltà. Devo tenerli presenti, e di conseguenza devo tenerli presenti anche quando insegno. Quindi quali possono essere le difficoltà e quali sono gli atteggiamenti che favoriscono l'insorgere di tali difficoltà. Io sono convinto anche di un'altra cosa, che alcuni argomenti li impariamo, questa è una frase forte ma io ne sono pienamente convinto, però a me è successo così. Li impariamo quando li insegniamo. Mi è mai capitato di dire, ah, finalmente quell'argomento lì l'ho capito. Mi è capitato più di una volta. L'insegnamento favorisce questo. Ma perché? Perché non avevamo ben chiaro, dovendolo esporre ci risulta incompreso. Questo è automaticamente un suggerimento. In alcuni casi può essere utile fare in modo che i bambini o i ragazzi spieghino. Perché spiegando apprendono. E aprendo le difficoltà di un po'. E questo che volevo dire. Si può affermare che ogni conoscenza si può acquisire solo quando si prende coscienza del suo ruolo nell'organizzazione del sapere. Vuol dire che quando io la spiego e riesco a farla capire, vuol dire che l'ho capita per primo, quindi nel momento in cui un determinato concetto viene spiegato, automaticamente viene compreso. E quindi appreso. L'ultima frase della riprendo più tardi. Adesso entriamo nel merito di un aspetto più pratico, perché vedo che questa è la parte chiamiamola più filosofica. Attenzione, adesso andiamo nel merito di due cose. Una sono le frazioni, di cui è solo un input, e poi dopo alla fine ci sarà una proposta per fare in modo che questo incontro non sia fine a se stesso. La seconda è l'eterno problema della geometria.
Allora, è fuori dubbio, se siamo qui probabilmente ne siamo tutti convinti, che la matematica possa essere utile anche nella pratica quotidiana. Però, occhio a non spiegare la matematica partendo dalla realtà quotidiana, perché la matematica non è quella. La matematica, ricordatevi bene questa frase, la matematica esiste al di là del fatto che sia applicata. La matematica è solo ed esclusivamente, non so se dopo vi faccio facendo un ritorno al passato, faccio vedere che i vari elementi che io ho messo all'interno, per esempio, della prima diapositiva non sono posti a caso, eh? Qualcuno l'ha già notato. I love math, vabbè, era legato alla digressione sull'invalibile innamorato, ma stavo dicendo, la matematica è solo ed esclusivamente una costruzione dell'intelletto. Esiste indipendentemente dall'applicazione. Ai matematici non gliene frega nulla, credetemi, i matematici veri, non i matematici finti come me, i matematici veri, non gliene frega nulla dell'applicazione. Io avevo un insegnante di analisi che si arrabbiava nel momento in cui facevamo un disegno che potesse servire trasposizione didattica alla comprensione del concetto. Voleva solo il formalismo, che fosse logicamente corretto il formalismo. Del resto non gliene fregava nulla. Che fosse applicato in ingegneria, non gliene fregava nulla. La matematica è quello, quindi non dobbiamo rischiare di far capire che la matematica nasce nella quotidianità, non è quella, è applicata nella quotidianità, è un'altra cosa. Ok? Prima cosa questa. Ovviamente, vabbè, qui ci sono cose retoriche che per pagare un caffè piuttosto che perché le frazioni abbiano un'applicazione, vabbè, ci sarà, per amore del cielo. Ma già quando passo dalle frazioni, concetto di frazione, concetto di numero razionale, il passo è forte e non è semplice da capire, secondo me, non è semplice da capire. Adesso cominciano un po' le provocazioni. Qual è la nostra intenzione sempre quando facciamo le frazioni? Pensate a quello che vi ho raccontato prima. Quando sono fatto la prima volta, io ho fatto la prima superiore forse due o tre volte, c'era primo approccio, c'era le famose espressioni. Arriva Michela, per domani fai 100 espressioni. Michela è stato tutte e due Michela, quindi automaticamente sono coinvolte entrambi. 100 espressioni per domani sulle frazioni. Se ne fanno 100, poi loro due me le ricordano, due molto attente, dice, se diceva fanno 100, facevano 101, di conseguenza, benissimo. Alla fine hanno imparato come si fa la frazione. Cioè, qual è la nostra preoccupazione principale? Quella di usare correttamente regole di calcolo. Che poi non si capisca nulla delle regole di calcolo, poco importa, però le regole di calcolo le ho acquisite. Quindi che approccio è questo? Un approccio didattico, vedete lì, normativo e prescrittivo. Assomiglia a ciò che ha portato Mosè sulle tavole. 10 comandamenti per non sbagliare le frazioni. Cosa abbiamo imparato? La risposta è, lo sapete. Vedete che state facendo un contratto didattico con me, perché sapete già la risposta. Che voglio dire? Nulla. Zero. Non ho imparato niente di matematica. Ho imparato le tecniche operative. Tecniche operative, guardate lì, approfitto di questo fatto, io spero che poi ci sia un dibattito, perché vedo qualcuno che mi sta già guardando male. Io, il mio contratto didattico era basato sugli sguardi, anche a scuola, io capivo dagli sguardi l'odio che provavano verso di me. Allora, lo stesso identico approccio delle frazioni è fatto sull'algebra, uguale.
uguale calcolo letterale, faccio 752.128 esercizi sul calcolo algebrico e imparo il calcolo algebrico. Cosa ho capito? Nulla. Ti chiedo cosa vuol dire quadrato di binomio, a quadro più b quadro più 2ab, ha esattamente lo stesso, identica percezione di quando pronunciamo il rosario. Inconsapevolezza di quello che si dice. Quando io mi ricordo l'ultimo anno, disgraziatamente c'è l'ultimo anno di insegnamento, in prima scienze umane, classe tutta femminile, faccio il quadrato di binomio, bravissime perché le femmine sono molto più mature, molto più attente, diligenti, diversamente dagli uomini. Mi ripetevano a memoria meglio del padre nostro il quadrato di binomio, gli mettevo meno o gli mettevo meno a meno b al quadrato, dramma, non ne uscivano più, d'accordo? Perché? Perché non avevo sbagliato la mia tecnica. A quel punto il disegno, vi faccio capire, quadrato geometrico di lato a più b, doppio finalità, perché gli faccio vedere anche la somma di segmenti, gli faccio vedere che è costruito con due quadrati e due rettangoli, capiscono che è arrivato più prodotto. Finalmente, grande soddisfazione, perché finalmente avevano capito che in realtà era una cosa semplice, era una cosa prescrittiva, non partiva. Piccola tecnica, stiamo sempre peggiorando, come vedete, perché sono sempre più pieno. È voluta. Allora, quello che io voglio ancora sottolineare, infatti non ve la leggo, ci mancherebbe altro che ve la legga dopo quello che vi ho detto, che riconosciamo il fatto, non so se siete d'accordo o meno, che statisticamente provato che la maggior parte degli insegnanti di matematica, e non solo di matematica, prediligono al ragionamento l'aspetto automatico e meccanico. Questo è l'aspetto più inquietante. Questo vuol dire tutto quello che c'è in questa diapositiva è riassunto da questa semplice frase. Allora, questo è quello che significa che non bisogna fare così. Altrimenti perdiamo di vista veramente che cosa sia la matematica. Bisogna assolutamente puntare sulla giustificazione di quello che si fa, in ogni passo. Vi faccio l'esempio del quadrato di binomio, ma ce ne sono a migliaia di esempi. Tra poco vi farò la provocazione sui numeri periodici, che sono stati nella mia carriera non di insegnante, perché non ho mai insegnato in quanto non ho mai insegnato a scuola media, ma da studente, era l'incubo quotidiano. Mi ricordo che avevo imparato a memoria la regola, che naturalmente mi sono dimenticato il giorno dopo. Stessa cosa in quarta liceo sui logaritmi, imparo la regola a memoria su come cercare il logaritmo, tempo inutile perso, perché se non so perché non mi serve. Io adesso vi confesso, non la so. Se mi danno l'età dei logaritmi, io non ho problemi a dirvi che non lo so. Se mi chiedono una formula, non la so. Primaria, perché altrimenti adesso qualcuno della primaria mi dirà, questo qui sta parlando di tutta. Altra cosa sulla primaria. Problema tabellone. Io non ho niente contro la grafica, non ho niente contro i disegni, anzi, io non sono capace di disegnare, ma non ho niente contro tutto ciò. Entro anni fa in una classe di scuola primaria, leggo il tabellone, insomma avete capito come la penso, spero, si intravede come la penso. Carta d'identità dei politici. Come se mi avessero pugnalato.
senso ha carta d'identità dei poligoni? Cosa vuol dire carta d'identità dei poligoni? Già carta d'identità, ma poi carta d'identità, infatti, ho visto qualcosa di matematica, poi leggo il titolo di questo tabellone, carta d'identità dei poligoni, e ho detto, colpo al cuore, sempre perché l'innamoramento non è passato, nonostante l'età. Questo vuol dire che dalla scuola primaria, adesso voglio mettere fuoco ardente sotto i piedi dei miei insegnanti di scuola primaria, questo vuol dire partire col piede sbagliato. Poi guardate che non per fare, infatti l'ho voluto mettere nella diapositiva, non per fare un'accusa, cioè quelli della scuola secondaria di primo grado che poi accusano la primaria, ma io non riesco a fare matematica perché la primaria ha fatta male. Poi arrivano da loro alla scuola superiore, e ma per forza ha fatto male la scuola secondaria di primo grado, ha fatto male l'elementare, noi non abbiamo responsabilità. Niente di più falso. Sta dicendo però che una buona impostazione alla scuola primaria può cambiare completamente l'identità matematica di uno studente. Quindi se io già instillo nella scuola primaria, gli faccio fare 15.000 divisioni, vuol dire che la prima volta che vede una divisione, questo bambino è già turbato. Se poi gli faccio in parallelo sulla geometria la carta d'identità dei poligoni, l'ho rovinato. Ok? Questo sto dicendo. Se invece una persona impara, apprende, non in questo modo, è in grado di affrontare da sé, che arriveremo poi a GeoGebra, impara da solo, fa delle congetture da solo. Quella è la matematica. È molto meglio che l'alunno in 15 anni di scuola, 5, 3, 4, 5, 13, vedete che non sono capace di fare i conti. In 13 anni di scuola, adesso diventeranno forse anche 12 perché fanno 4 anni superiori, 12, 13 anni di scuola, impari in 12 anni a fare una congettura, non dico migliaia di congetture al giorno, ma se ne fa una, quella persona è in grado poi di farle nella quotidianità, le congetture corrette. Che poi sappia il cubo di binomio, ma chi se ne crea il cubo di binomio? Va su YouTube e ti fanno vedere il cubo di binomio molto meglio di come lo faccio vedere io, al di là della formula. Questo significa valore epistemico. Arriviamo al concreto. Adesso qui non c'è la diapositiva, volevo solo dirvi due cose che sono due elementi di sconvolgimento personale. Numeri periodici e loro trasformazione in frazioni. Si può fare anche nella primaria, secondo me, non è che ci siano problemi in questo senso. Allora, prima vi dico la filastrocca. Adesso, la prossima volta che vedo un cartellone con scritto filastrocca, con scritto sotto come si fa la trasformazione di un periodico in frazione, e per chi non se lo ricorda lo riassumo, perché io la ricordavo, ma io non mi nascondo come la ricordavo così. Allora, scrivere il numero senza virgola nei periodi. Sottrai tutto ciò che precede il periodo, poi dimmi se sbaglio, rapportato a tanti 9, quante sono le cifre del periodo, tanti 0, quante sono le cifre del periodo. Bellissimo. Io la chiamo l'apoteosi della matematica. Non c'è niente di più inutile. Non c'è niente di più inutile. Allora, ho trovato poi su un testo una spiegazione che a me è piaciuta tantissimo, che presuppone, se la leggo velocemente diventa anche quella una filastrocca, se non la leggo velocemente ha un condensato di contenuti di grandissima utilità nel momento in cui li faccio e anche più in là. Allora, supponiamo di prendere, non so, 3,5 periodi. Ok? Col 5 periodico. E dopo ovviamente l'aspetto essenziale della cosa è dire, io glielo faccio su un caso semplice e poi gli dico mettetevi in gioco sul caso con l'antiperiodo, così almeno vediamo le congetture per poterlo risolvere.
Allora, 3,5 periodico, non so che cosa sia, so che è 3,5555555. A parte che già c'è un condensato di contenuti in questo concetto che già rasenta l'infinito. 5 non si, si ripete. Matematico dice: mi stufo a scrivere tanti 5, ne scrivo uno solo e conveniamo di scrivere un trattino sopra. Ok? Va bene. Non so cosa sia. Se non so cosa sia, lo chiamo con un nome. Il matematico è sempre sintetico, lo chiama X, però se lo chiamo Pippo non cambia niente. Pippo uguale 3,5 periodico. Ok? E dopo penso, ma se io prendo 10 Pippo, 10 Pippo sono 35,5 periodico, perché le mie maestre della scuola primaria mi hanno detto che per moltiplicare per 10, qui adesso non vado, non faccio regressione all'infinito, se non finisce più. Comunque, 3,5 periodico moltiplicato per 10 fa 35,5 periodico. Qual è l'ingegno qui? L'ingegno sta nel fatto che se 10 Pippo fa 35,5 periodico e un Pippo è 3,5 periodico, vuol dire che se faccio 10 Pippo meno un Pippo, faccio 9 Pippo. Mi seguite? Sì. Ma 9 Pippo, cosa sono 9 Pippo? 35,5 periodico meno 3,5 periodico. Dove sta l'ingegno? Che tutto il periodico va via. Quindi fa 35 meno 3. Ma allora se 9 Pippo sono 35 meno 3, il famoso pezzo della filastrocca, tutto ciò che c'è senza il periodo mentre meno ciò che precede il periodo. Quella è la filastrocca, questo è il ragionamento, quello che sto facendo adesso. Quindi 9 Pippo sono 35 meno 3, faccio 32, non mi interessa però, 35 meno 3, giusto? Ma se 9 Pippo fa 35 meno 3, Pippo è 35 meno 3 diviso 9. Semplicissimo. Lo faccio anche nella primaria, questa cosa qua. Ma sapete cosa c'è dietro? C'è il concetto di variabile. Perché poi quando arrivano alla scuola superiore, Pippo diventa X. Perché se devo scrivere Pippo, mi annoio solo a scriverlo. C'è il concetto di sistema. Perché io ho due equazioni. Ok? Ma al di là di tutto c'è l'ingegno di una congettura che mi ha permesso di capire perché quei 9 che altrimenti venivano da qualche divinità superiore in matematica non c'erano. Ok? Questa è la matematica. Poi vi dite, benissimo, allora adesso spiegami come fare la filastrocca del tanti 9, quanti sono le cifre del periodo, tanti 0, quali sono le cifre del periodo. Allora devono ingegnarsi, ma non è difficile il passaggio lì, perché una volta moltiplicano per 10, una volta per 100, e poi vanno avanti quanto volete. D'accordo? Ma allora la congettura gliela fate fare da soli, allora imparano. L'altra cosa che mi ha sempre fatto, scusate il termine, posso usarlo, prima di maggiorenni, che mi fa veramente incazzare, scusate il termine, è questa cosa qua. Io non so come si chiamano questi esercizi. So che, siccome oltre a 30 anni di insegnamento, purtroppo, ne ho altrettanti di lezioni private, no, gli ultimi no, non ne avevo più voglia, però all'inizio io facevo anche lezioni private, soprattutto d'estate. Allora arrivavano questi personaggi e dicevano, sono stato d'estate, cosa voglio fare? I problemi del primo tipo. Ma non vi nascondo, ancora adesso io non so cosa vuol dire primo tipo e secondo tipo. Ma chi se ne frega se sono del primo tipo? Sono dei problemi, punto. Io devo imparare a partire dalla prima primaria a fare e risolvere problemi, ragazzi. Questa è la mia presenza. Problemi.
sono problemi. Allora, si sa che un segmento è 3/5 di un altro e la somma è tot. Bel problema. Come si fa? Adesso ci devo pensare. Allora, sentivo la filastrocca. Allora, bisogna fare la somma del numeratore col denominatore. Poi si prende quel numero che ci viene dato, si divide per quello, per quella somma tra numeratore e denominatore, poi moltiplico per il numeratore, moltiplico per il denominatore. Benissimo. Viene. Ma perché viene? Non lo so. Risultato? Cosa ci rimane? Niente ci rimane. Niente di niente, credetemi, non ci rimane nulla. Perché non ho capito nulla di quello che viene fatto. Ho capito l'algoritmo di risoluzione. L'algoritmo cosa serve? Se gli cambio i numeri, magari me lo fa, però non lo diciamo, fa perché ha capito l'algoritmo. Ma che senso ha? Ma non è più semplice fare un disegnino. L'unità diventa 5/5, ecco perché faccio 5 più 3. 5 più 3 perché si fa 5 più 3 perché è la somma di due segmenti. E allora è per quello che divido per 8. E allora se gli faccio fare la differenza lo fa subito. Ma chi se ne frega che sia secondo tipo o primo tipo? Perché altrimenti veramente c'è un contratto didattico di collegare questa problematica al primo tipo e al secondo tipo. È un contratto didattico che sconvolge chi apprende. Siete d'accordo? E arriviamo adesso ad alcuni esempi, gli ultimi, il finale, poi non ve li faccio tutti perché sono troppi. Poi passiamo alla geometria. Qual è il problema del concetto di frazione quando lo introduco? Che viene, ecco, la famosa Fandinho Pinilla è la persona che era di fianco da voi. Il problema è scritto lì in rosso. C'è la problematica sulle frazioni è quella di accanirsi a tutti i costi. Condivido parola per parola con il linguaggio che lei utilizza. La scelta di accanirsi è forte, ma è così, a tutti i costi vorrei dare una sola definizione di frazione. Definizione che poi non regge, vi farò l'esempio sconvolgente della frazione di due terzi che vi fa crollare il mondo addosso. Che ovviamente non consente di applicare la stessa definizione a tutte le situazioni possibili. Cioè se io introduco la frazione in un solo modo, mi crolla il mondo addosso. Vediamo. Allora, qual è l'esempio che facciamo statisticamente provato? A tutti. La maggior ragione se siamo con Michele Giacometti, che è abbastanza appassionato di tutti. Allora, avete mai pensato al fatto che la torta è un discorso di un'unità continua e quindi bisogna porsi il problema della differenza tra continuo e discreto? Allora, va benissimo dire non sorgono problemi nel suddividere una torta in 6 parti uguali, ma mi dite concretamente cosa vuol dire la sesta parte di 10 persone? 10 persone sono una quantità discreta. Lo fai di 12, lo faccio di 12. Ecco, allora quello, se io devo risolvere 10 non ce la faccio più. Certo. E quindi mi metto in difficoltà. Devo far capire che è diverso. Oltretutto, noi tranquilli, sereni, pacifici, facciamo frazioni proprie, sono i libri di testo anche ci portano a forzare, chiariamo.
questo lavoro che io vi sto presentando è un lavoro di analisi dei libri di testo in commercio. Mi dite come fate a giustificare in questa accezione parte tutto le frazioni improprie? Perché va bene dire che 3/5 vuol dire che è diviso in 5 parti, poi farò delle provocazioni anche su quello. E ne prendo 3. Ma se è 5/6, 6/5, scusate, cosa vuol dire? Ho bisogno di 2? Allora anche lì mette in difficoltà le decisioni proprie, a parte gli apparenti che sono giustificate dall'unità, ma le altre non sono giustificabili da questa accezione. Ci avete pensato? Devo andare, dopo averlo introdotto in questo modo, devo andare in soccorso alla mia introduzione per giustificare che sono improprie e che non hanno giustificazione. Problema non indifferente, vuol dire che io devo correggermi. Poi, oltre alla torta, ecco lì c'è un'altra provocazione, se io devo fare i 7/8 di 24 persone, si dovrebbero dividere le 24 persone in 8 parti uguali. Cosa vuol dire uguali? Ecco, una persona divisa in 8 parti uguali, cosa vuol dire? Come l'ho tagliata, ma non sono 8 parti uguali? Nella nostra mente di insegnanti, con le 8 parti uguali fanno pensare a qualcosa di astratto, che può essere il classico rettangolo. Ma nella mente di chi ci ascolta, vuol dire sezionare, magari qualcuno macabro, sezionare il cadavere, ma non sono 8 parti uguali. Allora, quindi vuol dire che l'aggettivo uguale è un rischio didattico, perché potrebbe essere confuso. Allora, volendo potrebbe essere, vi avete mai provato a fare una suddivisione random del rettangolo famoso che si utilizza per le suddivisioni, con delle linee qualsiasi? Allora in quel caso lì più che di uguaglianza, perché noi l'uguaglianza come la interpretiamo? Andiamo ben oltre dal punto di vista astrattivo, parliamo di congruenza, di figure. Invece bisognerebbe parlare di equestensione. Equivalenza per la scuola primaria. Anche lì è una confusione didattica che noi creiamo. Magari non ci abbiamo mai pensato. Ecco, non vi ho detto, non so se ci comparirà dopo, sempre una provocazione, perché voi adesso, prima vi ho detto della persona, voi parlate della torta. Ma sempre in caso concreto, la torta di mele, è vero che divide in 6 parti, ma sono 6 parti uguali? Il cuoco sta lì a fare la simmetria, ma sono 6 parti uguali, è un errore concettuale. Mi sembra che sulle diapositive abbia parlato di pizza la stessa cosa, ci sarà un pezzo di pizza con formaggio in più, o con qualche ingrediente diverso, è sbagliato. Altre difficoltà, quanti di voi hanno proposto, tutti fanno il discorso di fare i 3/5 eccetera 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 molto, quanti di voi hanno fatto il contrario, cioè io ho il 3/4 e mi trovi l'unità che l'ha generata, guardate anche lì, io dopo il trapezio lì, allora l'ingegneria dell'allievo che lo divide in 3 parti, che ovviamente di solito è facile, ma sono 3 triangoli, magari qui l'altro. Però quante sono le risposte? Non è una sola. Altro problema grandissimissimissimo della scuola. Alla fine della scuola, soprattutto la scuola primaria, secondaria e primo grado, qual è il senso comune? Che nei problemi di matematica ci sia una ed una sola soluzione, niente di più falso. Guardate qua, no, sto parlando di voi, non vorrei che qualcuno prendesse una questione personale, io sono solo delle discussioni che vi pongo, ma io stesso quando le ho sentite mi sono spaventato, stavo ancora insegnando, allora per fortuna adesso non insegno più, per fortuna per voi. Allora,
Guardate, le soluzioni lì, prima questa, anche per la primaria va benissimo come proposta geometrica interessante. La barchetta, vedete, non so se si vede bene, la soluzione in basso a sinistra, è una, ovviamente questo rompe una misconcezione. Perché l'idea di frazione che viene data, adesso non ditemi che non è così, io ce l'ho ancora in mente, sembra un rimbombo. Bisogna dividere per il denominatore e moltiplicare per il numeratore. Vedete cosa comporta l'elemento prescrittivo normativo? Comporta veramente dei problemi grandissimi dal punto di vista dell'apprendimento. Io me lo ricordo ancora adesso, io appena avevo una frazione mi viene in mente, devo dividere per quello sotto e non dividere per quello sopra. Subito, senza neanche più pensarci. Gravissimo. Gravissimo errore. È un modello, difatti, vedete che viene definito modello parassita. In tutte le accezioni. Ecco qui l'ho messo. Con la pizza, la torta, anche se accuratamente tagliata in metà, non presentano due parti scambiali tra loro. Qui c'è qualcosa in più però, nel senso che potrebbero essere utili come elementi di rottura quelli, far capire che non è così per la questione reale, quindi devo usare un modello astratto. Il matematico usa un modello astratto che poi chi di dovere, magari facendo anche tutto un altro lavoro, utilizza nel mondo reale. Pensate, la matematica è utilizzata in fisica, fisici e matematici sono assolutamente incontrati. Un contrasto continuo sul modo di approccio ai problemi, ci sono anche tutte le barzellette, fisici, matematici, ingegneri che si trovano anche un problema e lo affrontano in modo diverso. E giù, è vero che è così, sono mentalità proprio molto diverse. Quindi vedete che la pizza, la torta deve essere sostituita da un elemento astratto. Frazioni di probabilità. Qui non ve lo dico neanche, però presuppone contenuti molto complicati questi. Allora, fino alla scuola secondaria di primo grado si fa questo passaggio qua, abbastanza meccanico. Allora dico, cos'è la probabilità? Probabilità, rapporto, già rapporto è un altro problema lessicale e linguistico complicato. Rapporto tra numero di casi favorevoli e numero di casi opposti, bellissima filastrocca anche quella, quindi dico il lancio di un dado, deve essere un dado non truccato, tutte le facce hanno la medesima probabilità d'uscita, quindi probabilità di mezzo. Aspetto prescrittivo, normativo. Cosa vuol dire un mezzo? Io non gli direi un mezzo. E qualcuno adesso mi dirà 0,5, non gli direi 0,5, io gli direi 50%. Cosa vuol dire qualun mezzo? Guardate che c'è, e poi qui facciamo i campanilisti, Bruno De Finetti, che è quello che ha introdotto la probabilità in termini soggettivi, che non si fa, si fa solamente all'università, no? Termini soggettivi, cosa dice? Il grado di soddisfacibilità, bruttissima parola, che la si utilizza, dell'evento. Cioè, io dico, scommetto, è come se fosse una scommessa, guardate che è stata utilizzata anche nell'ambito proprio del gioco d'azzardo, quello un mezzo, 5, si capisce meglio 50% per quel motivo lì, è il limite che mi può far propendere per scommettere sull'esito di un evento. Ok? Devo presentarlo così, un mezzo, sì, lo sa fare. Certo, se gli dite qual è la probabilità che esca numero pari, glielo cambiate, la probabilità che meccanizzano, automatizzano, quindi sono dei buoni addestratori, ma non sono dei matematici. Ecco qui il non plus ultra. Allora, quella lì è una cosa da inorridire. Quante volte avete cosa scritto?
avete sottolineato perentoriamente l'assoluta scorrettezza di quel passaggio. Un mezzo più tre settimi, quattro nomi. Somma numeratori, somma dei numeratori. Contratto didattico di primo. Assolutamente non permetterti, metti la mano sul banco che ti taglio le dita, perché non si fa. Non si fa, non è vero. Neanche questo non è vero. Adesso vi farei una foto per dire, per farvi vedere la vostra espressione, perché questo qui ha bevuto. Io e il mio collega siamo andati in effetti al ristorante, giusto? Ma non mi sembra di aver bevuto. Guardate qui l'esempio, la frase è nel punteggio. Supponiamo ad esempio che due arcieri, Guido e Franca, giochino tre manche e abbiano entrambi a disposizione per colpire un bersaglio, sei frecce nella prima mancia, quattro nella seconda, otto nella terza. E lì c'è il riassunto: Guido fa tre centri nella prima mancia, tre su sei, due nella seconda, quattro nella terza, c'è il solito giochetto. Guardate un po' cosa è successo ai numeratori e ai denominatori. Ha fatto 9 centri su 18. Ho sommato i numeratori. Pensate, se arriva uno studente così. E difatti guardate il commento. Che le frazioni dei punteggi sono un oggetto matematico che ha peculiarità proprie. La matematica, una volta mi hanno detto, mi ricordo che un ragazzo di quinta mi fa: ma cosa fa un matematico? Io gli ho risposto: tutte le mattine i matematici vanno in facoltà e studiano. E lui mi ha risposto: ma cosa studiano? Che ormai la matematica è quella, cioè una volta che è stata scoperta è basta. Proprio perché c'è questa idea, tutto a posto, già tutto sistematizzato, ma non c'è niente di più insicuro della matematica. Guardate qua, andate a riprendere gli alunni che vi fanno la somma delle frazioni in quel modo lì e poi vi portano un esempio del genere, morte certa, abbattuta la costruzione concettuale che avete fatto prima, o no? E si potrebbe continuare per ore, ma non è una battuta. Frazione come quoziente, frazione come rapporto, come operatore, non parliamo dei numeri razionali. Qui volevo farvi un suggerimento, il discorso di dei numeri, dei insiemi numerici è assolutamente fondamentale, MZQ. Come andate ad introdurre Q? È molto complicato, però potrebbe, si vede con A, si potrebbe andare ben oltre Q, facendogli capire, partendo dalle frazioni, che esiste qualcosa oltre, già alla scuola primaria. La radice la conoscono già, perché sono molto anticipatari adesso i bambini rispetto a noi. Io non sapevo neanche cosa era la radice in quinta liceo, adesso la sanno in quinta elementare. Radice di 2 potrebbe essere una frazione. Io glielo vorrei così, punto, poi vado, esco dalla porta. E poi la volta dopo discuto. Se deve essere una frazione, allora la radice di 2 adesso si può scrivere come pi fratto q, giusto? Non faccio niente di strano se penso che pi e q siano primi tra loro, giusto? Se non sono primi li semplifico. E allora lì a valanga vengono tanti contenuti, equivalenza di frazione, beh, di risparmio. Dunque, P è Q primi tra loro, che vuol dire due numeri che non si possono semplificare. P fratto Q uguale radice di 2, giusto? Allora, vi chiedete, ma che idee vengono adesso?
radice, lo sanno come la strocca, operazione inversa dell'allevamento potenza. Per togliere la radice, lo sanno che la scuola primaria, credetemi, e l'abbiamo quadrata. Giusto? Ma allora, se l'abbiamo quadrata, la radice di 2 cosa diventa? Beh, e la frazione cosa diventa? Pi al quadrato su quel quadrato. E poi diciamo, discutiamo. Può succedere? La risposta è categoricamente no. Perché non può succedere? Perché se P e Q sono primi tra loro, P al quadrato su Q al quadrato è P su Q per P su Q. Se non si possono semplificare, non può diventare 2. Allora è un numero strano. È un numero che non c'è tra quelli che abbiamo introdotto. E lì si passa al discorso degli irrazionali, che è un tema molto complesso. Okay? Guardate lì quante cose ci sono. Non parliamo delle percentuali, perché sulle percentuali si può aprire un libro di testo. Misura, cioè il linguaggio quotidiano, ne avete visto uno prima, che è abbastanza sconvolgente, distrugge tutte le vostre convinzioni. Vi suggerisco, per chi vuole leggerlo, le frazioni aspetti concettuali didattici. Allora, la seconda e ultima parte, che sarà ovviamente necessariamente più breve della prima, riguarda la seconda criticità matematica nell'ambito della didattica, che si chiama genericamente geometria. Geometria sia per quanto riguarda la primaria, sia per quanto riguarda la secondaria di primo grado, peggio ancora per quanto riguarda la secondaria e secondo grado. Tant'è che statisticamente si fa notare che dopo la secondaria di primo grado, addirittura in modo assolutamente indebito, stiamo parlando di relazionale secondo grado, viene addirittura abbandonato. Nel senso che la prima e la seconda superiore è ridotta ad un mero, una mera applicazione di algebra, senza nessuna traccia di geometria. Ed è gravissimo questa cosa. Molto, molto, molto grave. Ovviamente i motivi quali sono? Io qui adesso non vi faccio passare tutte le slide, dopo capirete che se vi possono interessare queste slide ve le facciamo avere, dopo vi dirò come. L'aspetto fondamentale è questo, che si ha paura della geometria. Per quale motivo? Perché la geometria in generale è un punto, un anello debole nell'apprendimento. Cioè, se si perdono 50 studenti in algebra o nel calcolo, in geometria se ne perdono 90. Perché la geometria sembra essere più complicata dell'algebra per il livello di astrazione che richiede. Non sono d'accordo quasi su nulla di questo, secondo me è molto più bella geometria dell'algebra, però dei gusti non è disputato. Una possibile soluzione a questa problematica è l'utilizzo di un software di geometria dinamica. Allora, io ovviamente sono sempre nell'ambito del mio innamoramento perpetuo, ho visto il software di geometria dinamica che ho conosciuto per primo, che è stato il precursore di questi software, si chiama Cabrigiometra ed è stato sviluppato dall'Università di Grenoble in Francia. Non ha più senso oggi come oggi però usare Cabri, perché non ha più senso? Perché è un software a pagamento. Di conseguenza, se c'è un software free come GeoGebra, è logico pensare che si debba andare lì, anche perché sono uguali di fondo. Io faccio ancora fatica a abituarmi, però vabbè, i progetti sono proprio identici. È scaricabile quindi gratuitamente. Non, come vedete scritto lì, io non lo chiamerei più software di geometria dinamica, ma lo chiamerei software di matematica dinamica, perché
che veramente GeoGebra è diventato molto di più che un software GeoGebra. Allora, qui più, io qui so, dopo la prima parte, di aver perso le insegnanti di scuola primaria, perché hanno ritenuto che, come ti dicevo, non interessasse. Poi non lo diranno mai, per non per altro, perché non vogliono avere conseguenze. Almeno le mie, le altre no, le mie insegnanti, le mie che si può dire sono in anno di prova e di peggio. Però al di là di questo, questo invece è assolutamente riconducibile alla scuola primaria. Oltretutto ho scoperto proprio ieri che è uscita una versione di GeoGebra che si chiama GeoGebra Prim. Quindi io ho dei contestatori all'interno del mio gruppo, contestatori accesi, sia sul registro elettronico, sempre per la primaria. E su questo l'altra contestazione accesa, perché non credono alla possibilità che si possa usare la scuola primaria. Falsissimo. E questa cosa la utilizzerò da oggi in poi per dimostrare il contrario. Allora, al di là del fatto che sia uscito GeoGebra prima, c'è anche Sketchpad. Io personalmente non l'ho mai usato, ma Sketchpad è più indirizzato alla scuola primaria. Quindi, Cabrigio Metre è l'amore giovanile, GeoGebra è l'amore anziano, Sketchpad è l'amore per la primaria. L'aspetto essenziale, adesso non ve le faccio scorrere tutte, ma voglio entrare già sul software. L'aspetto essenziale è che rispetto al disegno statico della lavagna, il software Geometria Dinamica permette, come dice il nome, di trattare le figure dinamicamente. Quindi possono essere l'aspetto euristico, cioè l'aspetto empirico, aiuta moltissimo nella percezione dei concetti. D'accordo? E si possono fare concetti anche alla scuola primaria molto più complessi di quelli che si riesce a fare con un disegno normale, un disegno su carta. Cioè, non vi sto dicendo di non far disegnare, perché altrimenti poi dopo io mi sto accorgendo dai collegi docenti, peggio sarà oggi, non oso immaginarlo, che vengono deviate le mie parole. Cioè io dico una cosa, ho parlato nell'ultimo collegio docenti pensiero divergente, poi viene utilizzato con scopi strani, dai permessi d'uscita fino a qualsiasi altra cosa. Cerchiamo di intenderci. Cioè, non ho detto che non bisogna disegnare, ho detto che questo aiuta nell'insegnamento della geometria. Non deve essere esclusivo, come nessuna cosa deve essere esclusiva. Cioè la lezione frontale non è che deve essere abbandonata del tutto, cioè l'equilibrio come sottolineato. Allora, ripeto, poi queste ve le leggete, cioè vi ho già detto, il software open source permette tantissime cose. Una cosa essenziale che permette, oltre a non costare nulla, ed è essenziale per i nostri ragazzi nelle loro generazioni, e che possono essere scaricate sui cellulari. Quindi può essere scaricata la versione per iPad, per versione Android, per versione Windows Phone, ci sono già tutte le versioni. Quindi teoricamente, adesso mi devo vestire da dirigente, sono già in maschera oggi, devo vestirmi da dirigente e dirvi: se la scuola non ha i soldi, questo va benissimo, non costa niente. Neanche il dispositivo, perché se basta che la persona abbia il cellulare, fate usare quello, senza trovare la scusa dell'utilizzo del cellulare per dire stavo facendo GeoGebra, perché visto che l'ultima volta nel collegio abbiamo discusso di questo, come al solito, chiarisco. Oltretutto è pubblicabile su internet come applet, cioè può essere utilizzata su internet, poi capirete perché vi dico questo. Vabbè, questo vi ho detto tutto, integra diversi ambienti, e questo qui ve lo lascio leggere poi dopo. Andiamo nel dettaglio. Vi faccio vedere il risultato finale
Allora, filastrocca di geometria. Quadrato costruito su la somma dei quadrati costruiti su, guardate l'angolo, il matematico è costruito sul modello prescrittivo. La somma dei quadrati costruiti, sapete che non riesco neanche a dirlo, costruito sui cateti è equivalente al quadrato costruito sull'ipotenusa. Bellissimo teorema di Pitagora. Perché non proporre questa cosa qui, ragazzi? Adesso la spiego. Io sinceramente quando me l'hanno fatta vedere sono rimasto scioccato perché non l'avevo mai sentito. In quel caso non era, io questo qui per esempio l'ho pensato ieri da proporvi, non era quello che hanno proposto a me. Quello che hanno proposto a me era più proprio complicato come concetto, ed era la trasformazione dei quadrati di Pitagora in lunule. Okay? Oppure semicerchi, no? Semicerchi. I ragazzi sanno veramente come filastrocca lì. Quando gli fate vedere che questo qui è un triangolo rettangolo costruito con GeoGebra e ho costruito con una macro, che poi in GeoGebra si chiama strumento, ho costruito una macro che costruisce il triangolo equilatero, che in GeoGebra non c'è. Ok? Se vi faccio un'altra foto, poi la mandiamo a Cristina Galli da pubblicare. Bellissima questa platea, che mi guarda, mi dice questa platea. È vero un po', anzi, si sta un po'. Allora, la somma dei quadrati, la somma dei triangoli equilateri costruiti sui cateti, che è equivalente al triangolo equilatero costruito sui ipotenusi. Ok? Le lunule piuttosto che semicerchi, piuttosto che queste cose. Qualcuno mi guarda, cioè, non ha inventato niente, è una variante, è estremamente Pitagora. Una congettura. Voi, adesso qui vi faccio vedere il discorso della dinamicità, cioè voi con GeoGebra potete modificare le figure. Questo sulla lavagna potete piangere in cinese, ma non lo fate. Modificate le figure. E questo, agli occhi di chi ha un apprendimento diverso dal nostro, il nostro è un apprendimento su carta, ma credetemi, questo apprendimento per loro è molto più forte. Senza considerare il fatto che rispetto a Cabrini, adesso io sto parlando a qualcuno che magari non ha mai visto queste cose, quindi adesso ritorno, passo indietro. Vedete che c'è il foglio elettronico di fianco? Con la verifica della correttezza di quanto fatto. Io di là ho messo l'area dei triangoli equilateri costruiti sui cateti, e l'area del triangolo equilatero costruito sull'ipotenusa e funziona. Ok? È molto potente. È molto più potente di Cabrini, faccio fatica a dirlo perché sono. Però vedete che c'è una parte sulla sinistra dello schermo che si chiama visualizzazione algebra, che non so se avete notato le diapositive, perché voi dite, vabbè, questo qui è fissato sull'immagine, è fissato sul video, poi io sono amico di Gianola che mi ispira dal punto di vista della sua passione per il cinema, cose del genere, questo qui è fissato sui video, è fissato sulle immagini, messe lì a caso. Avete visto chi sono i due personaggi che ho messo nella prima dia? Osservazione uguale a... Non erano due personaggi a caso, erano Euclide e Cartesio. Euclide, perché questa è la geometria euclidea, dove vedete non c'è alcun sistema di riferimento. Questa applicazione integra la geometria euclidea con la geometria analitica, cioè io posso disegnare il piano cartesiano e fare geometria analitica di alto profilo. Di fatto che sono dell'università questa, l'abbiamo usata solo nella scuola, dalla primaria, e sottolineo dalla primaria, adesso vi faccio vedere il sito anche, alla università. Io ho fatto Cabrini, l'unica esperienza, peraltro molto umile, di universitario l'ho fatta alla Bicocca,
per 2 anni come conduttore di laboratorio di Cabrisiometer per le prime maestre che conseguivano la laurea. Quindi ho collaborato con il mio ex insegnante di geometria, io facevo il laboratorio di Capri. Mi ha fatto fare il laboratorio di Capri, secondo voi, per non utilizzarlo nella primaria o per utilizzarlo nella primaria? Infatti si può utilizzare nella primaria, ci mancherebbe. Ci mettiamo qui via. Ok? Allora, velocemente, questo, dopo vi faccio vedere di che cosa si tratta, oppure un'altra proposta. Distruttrice, voi dite, ma come si farà a fare una cosa del genere nella primaria? Allora, io vi dico solo una cosa, vi dico questo. Per esempio, mi riferivo all'insegnante della scuola secondaria di primo grado, che non c'era assolutamente, sempre nel discorso di attribuire le responsabilità a chi ci ha preceduto, inizio soprattutto l'insegnante della secondaria di primo e secondo grado, dicevano, questi qui non sanno neanche che cos'è una mediana, non sanno tracciare le altezze, confondono altezze con mediane, confondono, non parliamo di assi perché allora lì appunto quello è tabù totale. Bisettrici, assi, eccetera, eccetera. Io ritengo, sinceramente, che tutte queste cose possono fare a primaria con questo strumento. Perché non si può fare per il centro? Al centro è il punto di incontro delle mediane, ma non c'è nessun problema, fatto qui, nessunissimo problema. Si fanno i punti notevoli dei triangoli e si fa una proposta come questa, magari non avete mai sentita la retta di Eulero, come avete scritto lì, è poi il teorema di Eulero in realtà, poi il risultato, la retta di Eulero, dimostra che vari 100, 800 e 500 sono mediati. Adesso il disegno è confuso, ma in Cabrì, scusate, in GeoGebra si possono nascondere degli elementi e si possono tranquillamente disegnare. Oltretutto, non so se notatevi, vedete che i pulsanti in alto, che sono pulsanti dinamici, sono più di quelli del programma, ce n'è uno in più, perché si può personalizzare. Io ho fatto un pulsante nuovo che mi calcola, disegnato il triangolo, automaticamente, se non sbaglio, ho fatto l'ortocentro e il baricentro. Allora, faccio un esempio, io scelgo, questi pulsanti sono pulsanti dinamici, vedete, scelgo poligono, disegno un poligono e lo chiudo, d'accordo? Dopodiché, vedete che qui c'è un pulsante dinamico, vedete che ho fatto il baricentro, scelgo il baricentro, vado qua, non funziona più, vado qua, ho cliccato male, ho cliccato dentro il poligono, mi ha disegnato il baricentro. Questo qui è il baricentro. È la vita. Io ho cliccato con il mouse perché non c'entravo il triangolo, non ci vedo più. Quando c'è entrato il triangolo, mi ha disegnato automaticamente il baricentro. Questa è una costruzione mia. Non è una costruzione del programma. Quindi, l'aspetto di quello che si diceva prima, di scoperta, di congettura, di costruirsi gli strumenti, è fatto dallo studente. Quando poi prendo, muovo il mouse, vedete che il baricentro si muove insieme al triangolo. Circocentro, in centro, anche lì circocentro e in centro, nomenclatura che uno deve memorizzare. Ma cosa deve memorizzare? Niente deve memorizzare. Circo, centro, e centro, la circonferenza circoscritta. È il punto di incontro degli assi, e centro, la circonferenza circoscritta. In centro, poi confondo in con circo, in centro, la circonferenza circoscritta. Che problema c'è? Nessuno. Allora, per intenderci, questa GeoGebra originale di partenza, allora chiudo la finestra algebra perché nel computo della primaria e della secondaria direi che non ha senso. Tolgo la visualizzazione degli assi, passo al piano cartesiano per vedere la circonferenza. Allora, circonferenza per 3 punti.
problema. È il problema. Allora io posso fare un approccio damoriano, prendere un compasso per tentativi finché ci passa vicino. Va benissimo. Qui il compasso non ci vuole perché tanto c'è il computer. Però nel momento in cui li faccio ragionare, va molto meglio la situazione. Allora, ovviamente io prendo i punti a caso, totalmente a caso. La circonferenza deve passare per quei tre punti. Cerco di non mettergli però i punti in modo tale che riescano a trovare facilmente l'arco, perché altrimenti sono imbecille per definizione. Parto dal presupposto di aver fatto un altro concetto, che è il concetto di asse. Asse di un segmento. Anche qui vedete che qui non è casuale, capirete subito perché. Problematica didattica. Asse di un segmento, qual è l'abitudine? Allora, asse di un segmento, lo ricordo ancora, perpendicolare al punto medio. Bellissimo. Mi serve a niente. Perché non serve a niente? Perché non definisce la cosa che ci interessa qui. Perché l'asse del segmento non è quello, cioè è quello, ma non è quello. E cioè l'asse del segmento è il luogo geometrico dei punti e degli stati delle estremità. Diteglielo così e arriva lo studente brillante che vi dice: ah, beh, se è quello, te lo risolvo subito il problema. Subito te lo risolvo. Allora faccio questo segmento, poi posso scegliere uno dei due, non importa quale. Anche lì l'importanza di dire che non devo essere fiscale a dire il primo e il secondo segmento consecutivo. A chi se ne frega, scegli quello che vuoi. Faccio quest'altro. Ok? Poi vedete che c'è lo strumento asse del segmento. Asse del segmento. Faccio fatica. Asse del segmento, tac, onomatopeico. Asse del segmento, faccio molto in fretta. E dopo rifletto. Allora, quell'asse del segmento, che cos'è? È l'insieme di tutti i punti che equidistano dai primi due che ho disegnato. Ok? L'altro asse equidista dagli altri due punti. Qui poi posso decantare la proprietà transitiva, ma non importa, non serve a niente decantare, basta ragionare. Se tutti questi punti equidistano da questi due, e tutti questi punti equidistano da questi due, il punto di intersezione equidista da tutti e tre. E quindi che cos'è? C. Fine della trasmissione. Ho disegnato la circonferenza per tre punti. Ok? Allora, c'è lo strumento intersezione, adesso non mi ricordo neanche più dov'è, questo, intersezione tra questi due. Vedete che ve lo crea? L'aspetto essenziale di questi programmi è che se voi cambiate i segmenti, vi cambia tutto. Quanti disegni dovete fare per fare questo movimento qua? Ci vuole una giornata, quando va bene. Se sapete disegnare bene, io che non so neanche disegnare, faccio solo caos e nient'altro. Ok? Attenzione, vabbè, qui è inutile che... Ovvio che qui ci vorrebbe un corso di GeoGebra, volendo. Ma non è necessario. Non è assolutamente necessario, basta smanettare. Questo segnala la fine. Consolatevi poi. Allora, per rispondere alle mie detrattrici, ecco la detrattrice principale che sta andandosene.
guardate questo sito qui. Ecco la principale detrattrice, non ha voluto sentire quello che dici. Questo sito, come vedete, si chiama Splash Scuola, GeoGebra per la scuola, lì non l'hanno aggiornato le ultime normative, ma GeoGebra per la scuola elementare, non so se avete visto quando ho fatto lo scorrimento, quante cose ci sono. È immenso. E ce ne sono altrettanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, quindi basta solo andare lì. Concludo perché ormai qualcuno ha la sedia scottante, oltre che le orecchie che non ne possono più. Finisco il mio intervento. Cosa vorrei fare? Vorrei fare questo, vorrei. Io anni fa ho tentato, ma non c'erano gli strumenti che ci sono oggi, di creare un gruppo. Noi in batteria abbiamo un grandissimo problema della figura di stanza, nel senso che noi non riusciamo a Milano, io sono in contatto con i miei colleghi ex matematici come me, che adesso anche loro hanno fatto la perfida scelta di essere passati dall'altra parte, però restiamo in contatto, ogni giorno mi dicono sono andato a quel convegno lì che hanno parlato di non vi posso dire parole. Qui purtroppo non abbiamo questa opportunità. Anni fa abbiamo tentato a Sud di costruire un gruppo di matematici, in quel caso lì era riservato alla scuola secondaria di secondo grado, ma non ci siamo riusciti. Anche solo Sondrio è troppo distante. Allora, le proposte che vi faccio sono queste due. Di fare ricerca didattica, cioè partire da quegli punti, umili spunti di oggi, per individuare dei nodi critici nella didattica. Non solo le frazioni, ma c'erano un'infinità. E la condivisione, la preparazione, cioè io quello che sto notando e che non deve succedere è questo, che in generale se una persona fa qualcosa di didattico, una volta c'erano i quaderni, allora facevo qualcosa di interessante e poi cercavo di non farlo copiare. Faccio una bella lezione di matematica, ma perché non condividere una lezione di matematica piuttosto che di italiano? Adesso è questa la logica nuova, cerchiamo di condividere. Io preparo una bella lezione di geometria sui punti della teoria di un triangolo che possono andare bene per la primaria e poi la condivido. Oppure faccio una serie di lezioni che possono essere non necessariamente multimediali, di qualunque natura, qui vengono individuati dei punti critici. Mi ha fatto piacere prima parlare con loro qui, che mi dicevano che mi è venuto il dubbio che quando insegno questi errori li posso fare. È proprio questo lo scopo. Anch'io sono stato male sentendo alcune cose, degli errori impressionanti che ho combinato nella mia carriera. Di conseguenza è utile che escano, perché li posso correggere. Allora, un gruppo che si può occupare di ricerca didattica, un gruppo che si può occupare di condivisione di unità di apprendimento, o semplicemente anche dei link, perché no? Tanto è tutto condiviso a rete. Ovviamente io vi metto a disposizione questo, cioè il nostro sito, non c'è ancora, però c'è la responsabile del sito qui in mezzo a voi. Impieghiamo un secondo, anzi la obbligo stasera invece che venire a cena all'istituto, la obbligo a stare a casa a fare il link. Mettiamo a mettere un link incontri con la matematica e lì prepariamo le pagine che se voi ci mandate mettiamo, pubblichiamo, sia di ricerca didattica, sia di unità di apprendimento matematico-geografico. È questa la via, credetemi, non bisogna essere gelosi di quello che si fa. Magari inizialmente io lo posso popolare con le vie di oggi, se volete, non è che siano particolarmente interessanti. Incontri con la matematica, mettiamo le unità di apprendimento, che sono molto più interessanti, a partire dalla primaria fino alla scuola secondaria di primo grado o secondo grado. Facciamo semplicemente, oggi si chiama repository, chiamiamolo così, online, in cui condividiamo le nostre esperienze. Ok? Se volete.
concludo con una frase: se mi sento triste faccio matematica per essere felice, se sono felice faccio matematica per restare. Vi ringrazio per la partendo dalla considerazione che sono pedagogista, quindi ho sempre fatto pugni con la matematica, non ho mai voluto entrare in questo mondo che mi ha sempre spaventato, forse perché i metodi insegnativi ai miei tempi erano veramente, come li definiva Bruno, era una tortura per gli studenti, gli insegnanti provavano soddisfazione nel torturare gli studenti. Da pedagogista devo dire una cosa però, e ti devo dare atto, in alcuni punti non ce l'ho fatta seguire, onestamente lo ammetto, hai usato certi procedimenti che sono tipici di chi ha una mente strutturata in quel modo, la mia è un altro modo, però in tante occasioni penso che tu sia riuscito a trasmettere come quel che conta oggi per un insegnante è quello che tu hai definito in maniera molto precisa, non è un sapere da trasmettere, ma è un amore da far sorgere, però l'amore nasce se ce l'hai detto tu, altrimenti sei chiuso, in qualsiasi materia insegni. E far apprezzare la matematica, ultimamente ti assicuro che è molto difficile, perché io ho la sfortuna che ho avuto nella mia vita familiare un fratello più grande di me, che era un genio matematico, vedeva due numeri, tac, noi siamo sei fratelli, ti giuro, lui, anche lui matematico, sui temi era una capra, non riusciva a scrivere due parole e si assisteva allo scambio per il mercato nero, ecco. Io faccio i temi a te e tu uso le problemi. Non ho mai fatto lo sforzo perché appunto c'era questa paura. Oggi ne ho un po' di meno, a questo punto qualcosa andrò a vedere anch'io, pur sapendo che non dovrò mai insegnare, per fortuna, dei ragazzi che eviterebbero veramente uno che... Comunque complimenti, bravo veramente Bruno. Si vede che ami la matematica, ecco, è una cosa che veramente io apprezzo, perché anche con i miei docenti di matematica delle medie, del primo grado, faccio fatica, alle volte dico anche guardi, non mi spieghi, non mi interessa, non lo capisco, a me interessa altro, che è il rapporto docente-discente, quello mi interessa perché lì uno viene giudicato, non se lui sa fare delle cose. Grazie comunque, scusate.